Giubbotto Maxford Linea Easy, ma prima di parlare di questo giubbotto voglio parlare della nostra tabella taglia espressa in centimetri. Pigliate il vostro giubbotto, chiudetelo come ho fatto io in questo momento e andate a misurare da lato a lato qual è la larghezza che vi serve e fate riferimento alla nostra tabella taglia che vedete espressa sulla vostra destra. Ora voglio parlare di questo giubbotto che è questa linea bomberino barracuda nel colore blu e, come ho dato sul manichino, nel colore verde. Abbiamo un giubbotto molto semplice che ha un tessuto in cotone veramente molto leggero. In questo caso abbiamo una cerniera quasi intera dove la chiusura finale del colletto è una chiusura col discorso dei due bottoni. Nella parte del giubbotto abbiamo queste tasche con chiusura a bottone, un discorso di un elastico in fondo per dare un attimino la chiusura a questo giubbotto, la stessa regolazione viene fatta sul discorso del postino. Anche qui abbiamo delle varie costruzioni con queste cuciture in esterne e soprattutto questa linea di giubbotto estivo veramente leggera e sfoderata. Ma per farvi vedere il giubbotto vi voglio riportare un attimino qui sul tavolo che vi faccio vedere la versione del blu. Il giubbotto praticamente viene in parte solo costruito nella parte in alto con un discorso di una fodera per farlo scivolare meglio, mentre la parte, diciamo, della schiena è un giubbotto totalmente sfoderato. Abbiamo questa morbidezza di tessuto che dà anche una sensazione di un leggero elastano. Troviamo una tasca sulla mia parte sinistra, anche qui un discorso di una tasca con cerniera. E per quello che riguarda la pulizia e la lavorazione di questo giubbotto, nella parte posteriore valorizziamo solo e esclusivamente quello che è la bellezza e soprattutto la validità di questo giubbotto. Guardate con che semplicità questo giubbotto si riesce a portare, è una cosa che non riesco a farvi a sentire, ma è veramente molto leggero. Che dire, taglia forte, buon brimi, siamo sempre una taglia avanti.